Allora, sembra che ci siano sempre poche donne nelle realtà aziendali, noi qui per fortuna abbiamo una rappresentanza, ma sono sempre minoranza, una cosa incredibile. Allora, vediamo invece un contributo sempre nell'ottica dell'innovation technology al femminile, seguiamo insieme. SO4 SPA è un'azienda fondata dai miei genitori nel 77, un'azienda nata come produzione di imballaggi per alimenti. Questa è un'impresa di tipo familiare che è aumentata e si è ampliata con l'inserimento ogni anno di una di noi sorelle. Il nostro, diciamo, passo in avanti l'abbiamo fatto unendoci con la collaborazione con l'Unicam, con l'Università di Camerino. È proprio in quel periodo che abbiamo lanciato nuovi prodotti, nuovi progetti, nuovi brevetti che hanno permesso di differenziarci sicuramente rispetto ad altri competitor del settore che ancora oggi stanno percorrendo una strada tradizionale, sicuramente dando la possibilità a noi di creare una struttura con dei prodotti completamente differenti, che soddisfano sicuramente le esigenze in maniera diversa. La filiera quindi è un problema fondamentale e per rispettare la filiera stessa c'è bisogno di un imballaggio adeguato. L'imballaggio che varia ovviamente a seconda della tipologia dell'alimento. Quando parliamo di pesce ci sarà un tipo di imballaggio, parliamo di carne o di formaggio ed è fondamentale per un discorso di rispetto della qualità del prodotto, di profumi e odori che all'interno, diciamo, del sacchetto in cui viene contenuto piuttosto che dopo nella macchina, piuttosto che nel frigorifero possono essere emanati. Quindi dal pensare che ci sarebbe stata l'esigenza di un imballaggio adeguato, SO4 si è rimessa in gioco, si è rimessa in discussione e ha capito che doveva trovare delle soluzioni diverse. Per quanto riguarda la collaborazione con l'Unicam, Gruppo Qualità Sicurezza Alimentare, siamo riusciti a realizzare degli imballaggi che oltre a rispettare le caratteristiche del prodotto e quindi di conseguenza la salute del consumatore, perché abbiamo imparato, grazie appunto a questa collaborazione, che lo svilupparsi di quei batteri in odore, in sapore, in colore, sono quelli che possono veramente causare dei problemi alla salute del consumatore e un imballaggio non adeguato potrebbe appunto provocare questo. Tra l'altro, non abbiamo assolutamente sottovalutato quello che è il rispetto dell'ambiente, perché pur essendo noi una piccola azienda, ma sicuramente anche noi possiamo fare la differenza. Tutti i nostri imballaggi quindi sono imballaggi ecocompatibili che rispettano l'ambiente. Perché? Perché realizzano materiali che sono prodotti come materie prime da aziende certificate che a loro volta rispettano queste filiere. Abbiamo cercato di diminuire moltissimo quelle che sono le grammature, quindi la quantità di materia prima utilizzata, senza però creare degli imballaggi non adeguati o che perdano in efficacia. E molto semplice nella separazione. Se impariamo a separare il film dalla carta, che con un gesto rapido e veloce permettiamo di recuperare la carta, abbiamo visto come Eco cosa è riuscito a fare nel tempo, anche noi stessi con i nostri prodotti, per esempio nel 2010 abbiamo vinto un premio proprio indetto da come Eco e Simbolo per il rispetto dell'ambiente. E questo vuol dire anche, per esempio, minore ingombro nello stoccare, nel trasportare questi imballaggi. Innovazione per SO4 è stato anche ampliare quello che era l'ufficio qualità e la competenza in materia. Come tantissime aziende nate nei primi anni 70 in Veneto, era un comparto un po' lasciato molto al tradizionale in casa, ma noi abbiamo compreso veramente l'importanza ricordandoci che siamo produttori di imballaggi per alimenti. Quindi il nostro ufficio qualità oggi è un ufficio all'avanguardia, un ufficio competente. E ormai da diversi anni, intorno al 2006, abbiamo fatto il saldo di qualità perché tutti i nostri prodotti vengono trattati come realmente pezzi di formaggio, di salume, hanno la stessa identica tracciabilità ed è molto importante perché per qualsiasi motivo si debba rintracciare le caratteristiche del prodotto dall'A alla Z. Con i nostri codici riusciamo a risalire esattamente a tutte le materie prime e a tutta la filiera di produzione. Per esempio, in tutti i nostri sacchetti all'interno dei soffietti si trovano delle indicazioni necessarie per effettuare la raccolta differenziata, per esempio. Quindi illustriamo al consumatore
come farla fisicamente e anche dove riciclare la carta e dove gettare il film plastico. Cerchiamo di sensibilizzarlo a riutilizzare il sacchetto più volte per conservare o congelare altri alimenti. Questo è possibile perché tutti i nostri prodotti permettono il contatto diretto con l'alimento, quindi non serve che venga preincartato, questo è un aspetto molto importante. Vengono indicati tutti i codici per la tracciabilità del prodotto e anche il marchio per rintracciabilità anche del produttore, che in questo caso appunto siamo noi. Non è obbligatorio che ogni singolo prodotto sia rintracciabile, quindi sia stampato nel prodotto, ma noi abbiamo preferito agevolare e quindi anche dare questo servizio per una sicurezza nostra e del consumatore stesso. In tutti i nostri prodotti adesso viene a posto un video QR, che si tratta di un semplice codice QR, però con una personalizzazione grafica studiata appositamente per il cliente e con un contenuto video per poter catturare l'attenzione del consumatore su un prodotto, su un'azienda, su una campagna particolare, su un concorso in atto, su qualsiasi contenuto, insomma, che si voglia dare. SO4 oggi è una realtà che fattura oltre 12 milioni di euro di fatturato, ha oltre 40 dipendenti. La cosa bella di questa azienda è che, essendo SO4, come avete visto, un'azienda comunque di proprietà completamente al femminile, ha al suo interno collaboratori in ugual numero sia uomini che donne, quindi è una realtà molto variabile. E lavoriamo sia nel mondo della grande distribuzione che del settore diretto tramite i distributori Top Italia. Facciamo ormai un buon 20% anche con le industrie italiane che hanno proprio sposato il nostro Ideabril come veicolo pubblicitario, come ve ne parlava prima appunto il nostro ufficio marketing. Si può dire che SO4 ha utilizzato tutte le leve di innovazione possibile nel suo settore e quindi poter portare avanti una forte ricerca e sviluppo. Come abbiamo detto, con la Unicam, rafforzare il nostro reparto interno di qualità e sviluppo di marketing e comunicazione sta sicuramente facendo la differenza. Senza dubbio, quello che si diceva, il marketing comunicazione, che non è una cosa tipica delle aziende così di vecchia data, e poi una partnership importante per l'innovazione. E qui torniamo a un altro discorso: c'è chi viene, chi l'accoglie al suo interno per crescere, chi invece crea questa grande collaborazione. Presidente. Sì, sicuramente sono tornati e forse hanno trovato sintesi in questo contributo molti dei temi toccati, tra cui appunto l'innovazione aperta, il contatto con l'università, la ricerca, cercare di comprendere e intercettare i bisogni del cliente. Mi piaceva sottolineare due aspetti, uno già toccato, bellissima tra l'altro l'immagine finale con le quattro imprenditrici e questo senso anche di collegialità che non abbiamo visto negli altri contributi, questa è un'impresa tutta al femminile e con tutti i significati su cui Penso non anche di mi... famiglia, quanto Come? penso di È famiglia un'azienda anche, sicuramente di infatti. famiglia Quindi c'è la tradizione, ma anche l'idea innovativa nel e la contempo. continuità, sì, nella Infatti. tradizione. Un elemento però su cui mi volevo soffermare un attimo, quello della responsabilità. L'hanno detto in maniera molto, molto bella, anche se siamo piccoli possiamo dare un contributo. E in questo caso si parla di sostenibilità ambientale, ma in generale le imprese, e penso che nell'imprenditoria veneta questo si senta e si possa sentire in maniera molto forte, hanno un ruolo sociale. E quindi parlare di imprese responsabili oggi più che nel passato ha un significato e non è raro, è bellissima questa cosa che lo si possa riscontrare anche nelle parole dell'imprenditore. Hanno una responsabilità e la possono esercitare a livello interno rispetto ai dipendenti, abbiamo toccato anche prima l'aspetto delle persone trattate come parte di un processo o semplicemente
o semplicemente come pedine, però nel caso che abbiamo visto è evidente anche la responsabilità verso l'esterno, quindi il fatto che un'azienda decida volontariamente, anche senza averne un obbligo magari da un punto di vista normativo, di avere delle attenzioni particolari rispetto all'utilizzo di materiali o la rintracciabilità, e il fatto poi di non conservare su di sé questa responsabilità, ma di farsi parte attiva nel suggerire poi al cliente finale, quindi all'utilizzatore, in questo caso del packaging, di adottare dei comportamenti responsabili, credo che sia un esempio perfetto di questo ruolo che oggi le aziende hanno la possibilità e hanno, a mio avviso, anche il dovere di esercitare. Cos'altro osserva in questa azienda? Osservo la presenza femminile. Secondo me il tessuto nostro di impresa avrebbe bisogno di maggiore presenza femminile, cioè Perché? Che tipo di apporto potrebbe dare? non a caso, nel passaggio da quella che io definisco una logica di profitto a una logica di servizio, che considero una scommessa oggi per il mercato, perché il profitto in qualche modo può perseguire tutta una serie di scopi e avere anche una durata nel tempo, ma il servizio va oltre e, se perseguito in modo corretto, garantire anche una sussistenza, anche una floridità nel lungo periodo. Non a caso qui ci sono tutta una serie di temi che vanno dalla responsabilità sociale, ma anche, se vogliamo, all'attenzione a tutta una serie di fattori. Io ho segnato anche relativamente all'ecocompatibilità, c'è tutto un sistema di coerenze che sta a monte dell'essere sostenibili rispetto all'ambiente. C'è la ricerca delle materie prime, la quantità di materia prima per Assolutamente. singolo, cioè quello rappresenta poi anche un risparmio in termini di costo, senz'altro, però c'è l'aspetto anche dello smaltimento poi. E non ultimo, la facilità di separazione. C'è molta pragmaticità, vedo io, proprio cioè, fatto da La chi con le cose concretezza ci deve avere a che femminile. fare tutti i giorni. Esatto. Cioè, forse. E su tutti i giorni diciamo che comunque c'è un aspetto fondamentale, appunto, che è quello di riuscire a mettersi al servizio. E il servizio è a favore del consumatore, innanzitutto del cliente, e dall'altro comunque a servizio del proprio team. Si parlava prima dell'importanza delle competenze del team. Io credo che da parte dei nostri imprenditori sia fondamentale oggi garantire il benessere del team affinché questo possa esprimersi al meglio sul mercato, poi con Quindi il risultato umanizzare il economico. lavoro sotto tutti i profili, quindi Senz'altro, renderlo sì. funzionale a chi lo utilizza come essere umano, ma anche chi lavora nell'azienda faccia un qualcosa che completi la persona, Mi che permetto una invece provocazione, rendere bello il posto di ah, lavoro. desiderabile, piacevole, questo è importantissimo. E vorrei prendere l'aspetto che sottolineava il dottore, la presenza femminile, anche questo. Sì, guardi, devo dirle che noi abbiamo premiato 4 edizioni di Mimprendo. Le prime due sono state vinte da 2 team interamente femminili, le altre due da Ah, team sai che misti. ero convinta, Assolutamente, sarà come del il retaggio contrario. del No, collegio. assolutamente. No, a parte appunto che a Mimprendo possono partecipare studenti iscritti all'università, al di là della partecipazione al collegio Don Mazza. Le prime 2 edizioni sono state appunto vinte da team di ragazze. Il primo anno da 2 ragazze, una di ingegneria meccanica e l'altra di ingegneria chimica. Il secondo anno da ragazze di economia, statistica e scienze della Perché? Come comunicazione. mai è scelta caduta? Cioè, che cosa hanno avuto come plus, come valore aggiunto nell'attività che hanno svolto rispetto ai Allora, maschietti? il primo anno sono state premiate per la notevole capacità tecnica di sviluppo del progetto, quindi ragazze che hanno una notevole capacità tecnica. Questo anche per smontare dei pregiudizi e delle false idee che ci facciamo anche sulla capacità delle persone e di alcune persone di sviluppare alcune cose. Per esempio, il primo anno il team ha sviluppato il progetto di un laboratorio di certificazione di pannelli radianti a parete, che non esiste in Italia, che non esisteva in Italia, e l'azienda aveva l'interesse, l'azienda che produceva questi pannelli, aveva l'interesse di capire se poteva diventare ente certificatore in Italia.
Questo team di ragazze è riuscita a studiare la fattibilità di questo progetto, di questa attività, e ha dimostrato all'azienda che non valeva la pena realizzarla. E quindi l'azienda ne ha realizzato questo laboratorio al proprio interno, non esponendosi in una iniziativa che sarebbe stata fallimentare, e continuando a rivolgersi a certificatori internazionali. Il secondo anno il team ha lavorato invece sul web marketing ed è riuscito ad inventare una strategia di web marketing per un prodotto altamente innovativo, un nastro adesivo conduttivo, quindi al posto dei cavi della corrente si poteva usare un nastro adesivo, ma che non riusciva a sfondare il mercato, e quindi hanno fatto un'attività di web marketing. Mi sento di dire anche due cose sul video che abbiamo visto. Primo, esistono delle nuove professionalità che 4 anni fa non esistevano. Tutte le professionalità ricercate oggi insistentemente nel tema del green, della gestione dell'energia, nello sviluppo delle app, che sono al top delle classifiche delle professionalità più ricercate, 5-6 anni fa non esistevano. Anche nell'area marketing. Anche nell'area marketing, web marketing, social media marketing. Quindi per un ragazzo che inizia adesso l'università, diventa più difficile pensare quale sarà la professionalità richiesta tra 5 anni. In questo senso il contatto costante col mondo delle aziende serve anche per aiutare ai ragazzi ad interpretare quale può essere l'investimento in formazione più spendibile poi nel mondo del lavoro. Altro aspetto interessante, un prodotto vecchio come la carta, perché è un prodotto vecchio, che si contamina con un plus nuovo, che è quello dei QR code. Quindi in un pezzo di carta, attraverso un pezzo di carta, io vengo rilanciato a un web che mi dà un video. Quindi aziende che sanno dialogare con aziende che hanno altre competenze, e far comunicazione, fare rete. Quindi questa dimensione del gruppo, del team, non solo a livello di chi opera, ma anche a livello di chi poi fa business. Assolutamente. Al femminile, quindi. Al femminile, noi proveniamo dal mondo dell'illuminazione, elettricisti, femmine, donne, molto poche. Noi in Arianna siamo in due, poi c'è un posto di una stagista che adesso ci dà una mano, anche lei è donna. Verrà, per fortuna, però c'è una grande apertura nei confronti delle donne. Io sono stata assunta, questo ci tengo proprio a dirlo, che avevo un bambino di 1 anno e mezzo e mi è stato concesso un part time e con un ruolo comunque manageriale. E, quindi forse nelle aziende fatte di giovani c'è anche più opportunità, sì, non c'è questa perché figura. Secondo me è quella l'apertura nei confronti delle donne che possono. Io ieri ad esempio c'era la recita di Natale di mio figlio, sono dovuta andare via prima dal lavoro, ho lavorato domenica sera, ho messo a letto mio figlio e ho svolto quello che dovevo fare per portarmi avanti, quindi non è tanto devi essere in ufficio dalle 9 alle 18. Questo è un altro concetto che l'importante è risultato, che tu lo faccia bene, che tu riesca a farlo, che poi lo fai un'ora da casa, un'ora all'ufficio, e questa secondo me è la strada, e questa è la flessibilità vera. Ti posso dare un contratto che ti venga incontro, scegliamo insieme l'orario, e in più se il bambino si ammala, perché sono cose alla fine quotidiane, secondo me dovrebbe essere anche per i papà, per avere veramente una parità. Quindi non soltanto le donne. Anche perché molti papà separati, altrimenti non possono neanche vedere i propri bambini. Assolutamente. E quindi per il momento siamo in due, ma secondo me a breve. Ma tra l'altro, devo dire, chiedo un po' di volta, perché nel nostro nord-est, tra l'altro, molti vogliono aprire partita. Cioè, vabbè, a parte questo momento di crisi drammatica, ma mettersi in proprio a aprire partita IVA per avere questa flessibilità di gestione, cioè anche lavorare di più, anche da casa, in qualsiasi momento, però poterlo fare liberamente. Quindi. Da un lato la vecchia imprenditoria applica delle regole rigidissime, se non ti vedo la seduta, presenza, la scrivania, scrivania, oppure che sia in catena di montaggio, presenza fisica con una resa minore. La nuova imprenditoria che vuole ribaltare questi schemi, forse per una resa superiore. Questo è anche molto importante perché fa parte dell'innovazione. Se lo so che siamo in chiusura, però io voglio lanciare l'ultimo contributo politecnico, vediamolo insieme e poi rapidamente facciamo il commento. Il Politecnico Calzaturiero è una società consortile che è composta da più entità. Il socio di maggioranza è Acrib Servizi, che detiene il 57% del capitale. Poi abbiamo altri soci importanti, Veneto Innovazione e Veneto Sviluppo, la Cassa di Risparmio di Venezia e l'associazione Asso Calzaturifici, che è l'associazione italiana dei calzaturifici, e la provincia di Padova e di Venezia, gli artigiani di Dolo, gli artigiani della CNA di Rovigo.
La nostra attività prevalente, diciamo, il nostro core business è stato per molti anni la formazione di quadri tecnici e operai per le aziende calzaturiere, ma ci occupiamo anche di ricerca e innovazione tecnologica, di servizi per il settore calzaturiero, servizi che riguardano la sicurezza negli ambienti di lavoro, il controllo della qualità dei materiali e la prototipazione rapida. Prima del Politecnico esisteva il Centro Veneto Calzaturiero, che già nel 1986 è stato fondato e aveva come obiettivo quello di occuparsi di innovazione tecnologica. Abbiamo iniziato agli inizi degli anni 90 sperimentando le tecnologie CAD/CAM per il settore calzaturiero, essendo i primi in Italia a dotarci appunto delle tecnologie sia di progettazione CAD che di taglio automatico degli stampi che poi servono per tagliare la pelle dei modelli. Successivamente nel 2001 è stato fondato il Politecnico, che ha preso l'eredità dal Centro Veneto Calzaturiero di tutti i servizi e l'ha sviluppata ulteriormente integrando al consorzio, che era composto solamente da aziende calzaturiere, anche tutta una serie di altre entità territoriali e di competenze che vengono per esempio da Veneto Innovazione, che hanno consentito al Politecnico di crescere e di creare una rete di ricerca che ha consentito appunto di dare un servizio migliore all'impresa. Ecco, il nostro approccio all'innovazione tecnologica e alla ricerca segue due strade prevalentemente. La strada dei progetti di sistema che servono per mostrare alle aziende le innovazioni prodotte dalle università, dai centri di ricerca o da quei settori che sono più avanzati nell'ambito tecnologico e quindi servono per mostrare e creare qualche modello e fare qualche sperimentazione su applicazioni specifiche del settore calzaturiero. Quindi è una finestra aperta su quella che è l'innovazione con degli esempi pratici di declinazione di queste innovazioni. E l'altra strada invece che perseguiamo è a partire da queste dimostrazioni, sperimentazioni, attività di tipo promozionale dell'innovazione e della ricerca, facciamo progetti specifici aziendali che vanno a risolvere le problematiche della singola impresa. Fra i casi di eccellenza che posso citare c'è il settimo programma quadro, il progetto Idea Foot, che si è concluso proprio a marzo del 2012 e che ha consentito a un'azienda del territorio di costruire un impianto completamente automatizzato per progettare appunto e realizzare calzature in modo completamente innovativo, riducendo il personale addetto alla produzione da 15 persone a 5 persone, non a discapito chiaramente della perdita occupazionale, ma qualificando maggiormente i lavoratori che rimanevano e eliminando quelle lavorazioni che invece i lavoratori dovevano fare e che erano pericolose per la salute o ripetitive. L'evoluzione che ha riguardato i programmi didattici nel tempo chiaramente hanno incontrato, sposato e portato avanti quelle innovazioni metodologiche, organizzative e tecnologiche che in qualche maniera ha proposto il mercato. In particolare negli ultimi anni l'uso delle tecnologie CAD/CAM di prototipazione rapida sono entrate anche grazie ai progetti che ha fatto il Politecnico, che le ha presentate alle aziende, in molte aziende calzaturiere del territorio, per cui noi sia prima che queste entrassero nei calzaturifici, sia durante sia dopo, ci siamo occupati nel formare le persone che poi andranno a utilizzare o vanno a utilizzare queste tecnologie, per cui tutti i progetti di ricerca che noi facciamo hanno una ricaduta immediata nei nostri percorsi formativi, proprio perché appunto le innovazioni tecnologiche, metodologiche, organizzative vengono trasferite nei programmi didattici. E questo è un aspetto di grande valore della nostra scuola. L'altro aspetto di grande valore della scuola sono i docenti che insegnano in questa scuola, che sono quasi tutti stilisti, designer, modellisti che operano nelle aziende, negli studi stilistici del territorio e quindi portano in classe quelle che sono le attività del mondo del lavoro, le innovazioni, quindi i nostri programmi si aggiornano giorno per giorno con le esperienze che fanno i nostri docenti nel mondo del lavoro e che poi vengono trasferite nel mondo della scuola. E fra i progetti molto importanti che abbiamo sviluppato in questi anni c'è stato l'approccio alle tecnologie per la prototipazione rapida. In particolare in collaborazione con l'Università di Padova abbiamo fatto un'indagine a livello appunto internazionale per capire quali erano le tecnologie più idonee per realizzare i prodotti che poi
vengono utilizzati nel settore calzaturiero. In particolare saranno posti tre obiettivi: la realizzazione del prototipo estetico, del prototipo funzionale, che è appunto la scarpa che si può calzare, e della piccola serie di prototipi. Da questa indagine sono emerse le tecnologie, abbiamo attrezzato un laboratorio di prototipazione che nei primi 2 o 3 anni ha fatto servizi per le aziende del territorio che hanno scoperto i vantaggi, le funzionalità e le modalità operative per usare queste tecnologie. Da questa partenza poi abbiamo avuto le aziende che hanno scelto di acquisire queste tecnologie direttamente e di installarle nelle proprie aziende, le aziende mediamente di dimensioni superiori, mentre le più piccole continuano tutt'oggi a usare i nostri servizi, per cui ci portano le forme che vengono scansionate e digitalizzate, per cui loro possono poi fare le attività successive, oppure ci portano i prototipi digitali di tacchi e di suole che noi sviluppiamo con le nostre macchine di prototipazione. Ecco, la scuola appunto di design e tecnica della calzatura nasce e quindi ha origini storiche un po' in là nel tempo, nel senso che festeggiamo il prossimo anno scolastico 90 anni di storia, nasce nel 1923 e la nostra tradizione dice che gran parte degli imprenditori che oggi operano nelle aziende del distretto, dei tecnici e dei modellisti, sono ex allievi di questa scuola. Quando dico gran parte parlo di cifre intorno al 95-96% di persone, quindi quasi la totalità delle persone impiegate in ruoli importanti all'interno dei calzaturifici sono ex allievi di questa scuola. Due parole di commento anche a questo. Qui vediamo un po' un'attività tradizionale della Riviera del Brenta in modo particolare, no? Quindi il settore calzaturiero, di cui noi abbiamo degli esempi illustri, però abbiamo una tecnologia applicata, una scuola, una crescita, formazione, giovani, partenariato con università, eccetera. Sì, mi viene da dire solo questo commento, che il mondo cambia di nuovo, nel senso che la tecnologia a cui faceva riferimento, pur senza nominarla, quella della stampa 3D, a detta di tutti gli analisti, di fatto entro pochissimi anni sarà al centro di tantissimi processi della nostra vita quotidiana, non solo della vita delle imprese, ma gli spunti anche qui su cui intervenire sarebbero tantissimi e molto interessanti. Non vado oltre, mi preme solo ringraziare chi ha reso possibile questo progetto, quindi i partner del gruppo Polis, il gruppo TU7 Triveneta, quindi voi, e poi in modo particolare la Camera di Commercio di Padova, che ci ha permesso di raccontare qui oggi e con questi contributi che sono, lo ricordo, disponibili anche online, raccontare l'innovazione nella nostra città e provincia. Benissimo, grazie. Un consiglio a chi ci ha seguito, perché abbiamo dato degli stimoli questa volta molto propositivi, importanti, innovativi, dove c'è la tecnologia c'è tanto, perché nelle parole dette emerge tantissimo. Cosa prendo si il là dire? Dall'aspetto legato alla tecnologia, soprattutto stampanti 3D, tecnologie CAD, prototipazione a video 3D e quant'altro, ma anche alla industrializzazione di processi legati al design, come si diceva inizialmente, il design thinking appunto. Ecco, mi ricollego a un punto verso la fine dell'intervento, cioè quello del prototipo estetico funzionale delle piccole serie, cioè sono tutti punti che permettono di prendere consapevolezza sul prodotto. Quindi il mio consiglio è oggi, per guidare l'innovazione, soprattutto l'innovazione di prodotto, di puntare alla sperimentazione, cioè utilizzare il prima possibile dei prototipi, anche se non definitivi, al fine di prendere consapevolezza. Nella realtà, un consiglio rapidissimo? Ma mi collego al tema delle stampanti 3D. Se ci fosse una stampante 3D in grado di stampare le nostre idee, avremmo risolto tutti i problemi. Ma in realtà la stampante 3D sarà sicuramente un'evoluzione, ma resterà uno strumento. Un'idea diventa realtà nel momento in cui si condivide, nel momento in cui si cercano contaminazioni con altri mondi diversi dalla nostra. Apertura massima e assolutamente lavoro di team. E stimoli da recepire. Sì. Innovare, non fermarsi mai, guardare oltre, non accontentarsi del risultato raggiunto, perché la fine è lì, altrimenti invece porre l'asticella sempre più in alto. Grazie mille, grazie a voi di averci seguito, grazie ai nostri ospiti. La prossima settimana avremo un altro capitolo sempre propositivo, sempre costruttivo, non vi anticipo nulla, buon proseguimento, buona serata.